Yeah, big up Roberto, Freeform Jazz. Hit the sound, Sanjeev Mela. Now is the time, now is the place. Ultimi anni in Inghilterra, ma poi confrontandolo con la tradizione classica indiana. Stasera abbiamo l'onore di presentare in un set completamente acustico uno dei pionieri dell'Asian Sound. Signori, un applauso a Talvin Singh. Tutto è partito circa nel 91 con una serata di Talvin Singh che si chiamava Anoka, che in hindi significa straniero. Dopodiché Anoka è finito e subentrata un'altra serata che si chiamava Swarashi. Swarashi in hindi vuol dire forestiero, siamo sempre lì, erano sempre gli anglo indiani che volevano comunque far ballare tutta l'Inghilterra e ci sono riusciti. Talvin Singh, appunto, dopo tanti anni di sperimentazione con l'elettronica, dopo aver suonato dischi in tutto il mondo, dopo aver prodotto due dischi straordinari per la Island Records, uno si chiamava OK e l'altro AM, che ha avuto un po' i meriti in tutto il mondo, ma soprattutto ha vinto un Mercury Prize, che è il premio più prestigioso in Inghilterra. Talvin è ritornato in India, è ritornato alle sue origini, ha fatto un viaggio dal nord al sud, riscoprendo e rivalutando i suoni classici indiani. Quindi sarà a Sanjeev Mela per presentare un set interamente acustico e in anteprima europea un album che si chiama Electric Acoustic Tabla. Con lui sul palco dell'Auditorium Parco della Musica nella Sala Sinopoli avremo Kabal Sabli al Sarangi e Farhat alla Tampora e chiaramente Talvin alle tabla per un set veramente straordinario. Sarangi is one of the best, one of the oldest instruments in Indian classical music, and the main thing about sarangi is to play with cuticles, the top of the nails here. It is the most sensitive and delicate part of the fingers.